Ciao ragazzi, allora stasera andiamo a fare un classico della pizzeria italiana. Anche se so che in alcune parti d'Italia chi la chiama in un modo, chi in un altro, qui siamo a Roma e noi la Napoli la interpretiamo così. Allora, prima cosa il nostro panetto, lievitato e maturato in frigorifero. Noi andiamo dalle 48 ore in su, questa ad esempio ne è 72. Di maturazione ovviamente, eh? Ok, andiamo anche in stesura, siamo in tema di Napoli, quindi andiamo di schiaffo, no, in maniera leggera, mi piace soltanto leggermente aprirla con lo schiaffo, ma non finire la pizza, in modo tale che è omogenea la stesura. Ok, andiamo a mettere il nostro San Marzano DOP. Io il San Marzano lo apro dal barattolo, lo rompo a mano, leggermente un pizzico di sale e finisce così. Poi andiamo a mettere l'origano, sentite che profumo, ah no, voi non potete sentire. Origano, queste delle colline dell'agro sarnese, eh? Origano stupendo, profumatissimo. Il nostro fior di latte tipo a gerola, ben scolato, bello così, bellissimo. Ok, in questo caso io non metto olio, vado in forno, stessa temperatura, stessa cottura di sempre, 350 gradi. E o me? Andiamo, oh. Ora i soliti 2-3 minuti, 3 minuti e mezzo, noi non badiamo a questo, l'importante è che esce fuori un prodotto friabile, croccante, ma allo stesso tempo scioglievole, quindi il crunch nei primi due morsi e poi la scioglievolezza per mandarla nell'apparato digerente e quindi smaltirla tranquillamente perché è un impasto perfetto. A tra poco ragazzi. Eccoci ragazzi, ancora qualche istante, la pizza cuoce, il forno arde, le nostre temperature preferite, sentite come ci rilassiamo, eh? Qui sotto i castelli, sotto un manto di stelle, come dice la canzone, relax totale, fresco che in questi giorni ci ha menato il caldo. Eccoci qui, sforniamo la nostra pizza. Guardate, guardate, questo è quello che mi piace di più della pizza, no? La mozzarella che fonde, la crosta che fa croc. E poi adesso manca l'ingrediente, quello, sentite l'origano, sentite come sale. Questo ragazzi, guardate che robetta. Queste sono alici del Mar Cantabrico. Noi ci piace tanto la semplicità, ma con una grande ricercatezza, una grande materia prima da mettere sopra. E noi andiamo a fare questo, la nostra pizza Napoli è con le alici del Mar Cantabrico. E che alici, state vedendo? Pelle bella colorata, noi queste sono sotto sale, le dissaliamo con un pennellino senza l'acqua e le mettiamo sotto il nostro olio extravergine qua, guardate, con il calore. Adesso si crea un amalgama, un profumo eccezionale. Questa è la nostra, cioè del locale, la mia napoletana. La mia pizza napoletana, ma non per impasto, ma per ingredienti. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Vi aspetto, eh!